Giovanni da Fiesole, al secolo Guido di Pietro, detto il Beato Angelico o Frangelico, fu effettivamente beatificato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982, anche se già dopo la sua morte era stato chiamato Beato Angelico per le sue personali doti di umanità e di umiltà. Fu il vasario nelle vite ad aggiungere al suo nome l'aggettivo angelico. Il frate domenicano cercò di saldare nuovi principi rinascimentali, come la costruzione prospettica e l'attenzione alla figura umana, con i vecchi valori medievali, quali la funzione didattica dell'arte e il valore mistico della luce. Le opere migliori del Beato Angelico furono realizzate tra il 1438 e il 1447 nel convento di San Marco a Firenze. Qui realizza una serie di oltre 50 affreschi. Si possono trovare diverse scene nel chiostro, nei corridoi e nelle celle dei confratelli. Tra queste ricordiamo sicuramente la splendida Annunciazione e il Cristo deriso. L'Annunciazione, realizzata nel corridoio nord delle celle, è uno dei più celebri brani pittorici dell'artista. L'episodio è ambientato in una loggia, visto in prospettiva, e incompletamente intonacata di bianco. Non vi sono arredi, ad eccezione di un semplice sgabello, questo tra l'altro molto semplice e criticato nella storia. La Vergine è una fanciulla vestita di un abito modesto, che ricorda la veste domenicana, e l'Arcangelo Gabriele ostenta due belle ali con piume di pavone, dipinte con i colori dell'arcobaleno. Il portico che dà su un cortile, che si affaccia su un giardino chiuso da una palizzata, allusione all'hortus conclusus che simboleggia la verginità di Maria, oltre il quale si vede un boschetto con i cipressi. L'architettura è più che mai impostata alla semplice eleganza rinascimentale, con il punto di fuga all'interno del portico stesso e con le colonne più massicce del solito. L'ambientazione è spoglia ed essenziale, come la stanzetta che si apre alle spalle della Vergine. L'unica nota decorativa è data dai capitelli, resi con un forte accento sulla luce, e sono sia ionici che corinzi. Un richiamo agli ordini architettonici trattati da Leon Battista Alberti nelle sue opere. Un elemento di innovazione è la disposizione dei protagonisti lungo la diagonale, che partecipano così in maniera più efficace allo spazio. L'umile gesto di Maria, in bilico tra accettazione e soggezione, è la sobrietà dell'angelo che risponde al gesto di Maria con una posizione analoga delle braccia in segno di sottomissione. Le parole dell'Annunciazione sono dipinte in basso, vicino alla base della colonna centrale, più o meno all'altezza degli occhi dello spettatore. Poco sotto, sullo spessore del gradino, si trova un'incitazione alla preghiera. Quando passerai davanti alla figura della Vergine intatta, stai attento di non dimenticare di dire l'Ave Maria. Il pittore riusò la costosa azzurrite e mise anche inserti in oro. Notevole è la monumentalità delle figure, isolata nello schema prospettico del porticato, con un forte senso di silenziosa spiritualità. Il celebre Cristo deriso è un dipinto affrescato nella cella 7 del convento, oggi Museo di San Marco, dove al primo piano si trovano i dormitori con il celebre ciclo di affreschi dipinti dal Beato Angelico e i suoi collaboratori. Nelle 43 celle nei corridoi, tra il 1438 e il 1443, anno in cui il Papa Eugenio IV consacrò la nuova chiesa e il convento. La scena è tra le più celebri del ciclo, grazie alla straordinaria sinteticità con cui viene trattato l'episodio sacro. Alle spalle della Vergine di San Domenico, quasi fosse una proiezione delle loro riflessioni, si trova, entro una composizione triangolare, la figura centrale di Cristo, posta su un sedile che ha la forma di un semplice parallelepipedo, posto su un gradino di pietra bianca. Se il sedile ricorda un trono, ma non lo è, anche il bastone che Cristo regge in mano è una parodia di scettro e la sfera giallastra del globo dorato. Lo sfondo verde al tendaggio rettangolare fa risaltare il nucleo della scena, dove si trovano i simboli delle sue sofferenze, bastonate, maniche o schiaffeggiano, loschi figuri che lo deridono, togliendosi il cappello e poi sputandogli addosso. Nonostante la corona di spine e la benda, con tale effetto di rilievo che fa percepire gli occhi chiusi e il naso, Cristo mantiene una calma imperturbabile e sembra effettivamente un re nella sua maestà. La scena trasmette un senso di immobilità che lo sfondo piatto accentua isolando la figura principale ed evitando qualunque distrazione che allontani la mente dai confini della scena. L'estrema semplicità compositiva e cromatica non fa che moltiplicare la chiarezza della scena, senza rinunciare ad effetti di rara maestria,
come la disposizione in profondità su più piani o le sottili diversità della cromia, ridotta ma variata, come nei bianchi. L'abito di Cristo, ad esempio, è infatti trattato con estrema sicurezza e compiutezza volumetrica, che lo fa somigliare al panneggio di una statua marmorea. In basso si trovano le figure contemplative della Madonna e di San Domenico, che non partecipano direttamente alla scena, ma si rivolgono piuttosto allo spettatore. San Domenico, in silenziosa lettura, era il modello da seguire per i frati, la figura che suggeriva l'atteggiamento da tenere. Le figure appaiono semplificate e alleggerite, la cromia tenua e spenta. In tali contesti, la forte plasticità di forma e colore, derivate da Masaccio, crea per contrasto un senso di viva astrazione. Grazie.